video unboxing, però americano, non americano, snack proprio in generale, ho ordinato dal sito Jerry America. Ci ha impiegato 6 giorni ad arrivare, perché raga, quando vengono spediti i pacchi, pure se si prendono tanto di spedizione con TNT, infatti lunedì il pacco è stato spedito, è arrivato venerdì, ieri, mamma mia raga, ci mette una vita TNT, oh. Comunque, ho ordinato un bel po' di prodottino, ho speso all'incirca 30 euro, ovviamente non ci collaboro, le ho spesi io, però vi lascio giù nell'info box, scusatemi, vi lascio giù nei commenti fissato un codice sconto che sinceramente non mi ricordo se è il 10%, non mi ricordo. Esatto, no, però c'è il programma tipo Dio, invita un amico, indipendente, però vi scrivo tutto perché non mi sono vista bene il regolamento, quindi non ci sono riuscita proprio prima di fare il video a mettermi, quindi vi lascio tutto fissato nei commenti, ve lo scrivo. I prezzi sono buoni. Ovviamente mi sono fatta, quando ordino su questi siti americani, in questi siti che vendono prodotti americani, mi faccio sempre un giro di tutti i siti che sono a conoscenza. Quello che riempio di più il carrello e mi conviene di più, l'acquisto. Sì, infatti. Perché comunque sapete che noi tantissimi prodotti li abbiamo già provati. Allora. Ah, perché sono i pacchetti piccolini. Iniziamo. Io pesco Lace. Questo è granchio italiano. Che fritto, forse solo. Oddio, io già non mi ricordo. Comunque sono le patatine Lace. Infatti sono molto particolari, guardate qua. Le proveremo. Come sono? Speriamo bene. Ma quanti grammi sono? 100 grammi. O 70. 70. 70, ok. Vai. Poi. Ma ce ne sono due dentro? Sì. Sempre Lace, però questo è tipo giapponese, questa linea così che non sa scritto cosa è. Ma era tipo costine maiale. Forse con salsa BBQ. Non mi ricordo, però magari poi quando facciamo quando faremo il video saremo più precise. Questo è giusto per farvi una preparazione, per dire aspettateci, stiamo arrivando. Vai. Poi. Ti ricordi? Mamma mia. Chez. Questo qua gusto kebab. Vi lascio il video, abbiamo fatto un video molto particolare con tutti i gusti, anche se io te li devo prendere un gusto. No, te te lo devo prendere un gusto. Però non l'ho preso. Non vedo l'ora di provarlo. Questo era kebab. Ah, Greek kebab. Questo secondo me. Peccato che devi uscire, perché altrimenti stasera ci facciamo un video assaggio. Mi dispiace. Mi dispiace. Ma tutte patatine. Te l'ho detto che ho preso molte patatine. No, felice. Walkers, che poi ragazzi, questa è un po' la copia della Lace, devo dire. Cioè. Questo cos'è? Tipo cocktail, salsa rosa. Sì, prawn cocktail. Sì. 32 grammi. Cocktail di gamberi. No, ne ho prese tantissime. Andiamo un attimo con qualcosa di dolce. Ah, sta pure lo scontrino dentro. Guarda che carini. Quanto abbiamo? Giustamente speso? Perché hanno un negozio 24,35 più spedizione. Allora. Si trova a Modica, via Silla. Mm-hmm. Allora, Reese's Fast Break. Io l'ho preso. Ma no, l'ho preso con un dubbio di averlo già provato, però in ogni caso è passato un anno, forse la Reese's li ha riformulati. No, questo non l'abbiamo provato. Allora proviamo qualcosa del Reese's. Un sacco di tema, ma a parte che Reese's ultimamente non è che ha fatto uscire tante novità, quindi l'ho preso. Vai. Pesca. Sneakers. Questo è il pistacchio. Questo pistacchio un po' mi spaventa. Io un po' paura. Io ogni volta che volevo prenderlo, pistacchio è sempre quando... C'è anche una bellissima mandorla qua dietro. Scusa, questo ogni volta che l'ho voluto acquistare, che lo volevo acquistare, andavo sul sito soldato. L'ho acquistato pure da panificio, mi fece il rimborso perché non c'era. Ma non so, però guarda sopra come stanno i pezzi. Poi, questo qua è gusto calamaro. Calamaro fritto. Però uso belle le bustine.
E poi bello, sai che cos'è? Scusa, non c'è più. Non lo so, ma 2 euro a bustina l'ho pagato. Però sai cosa sono il bello di queste bustine? Che tu puoi mettere una scatola piccola, perché essendo così gonfie... Sì. Poi, continuo con patatine. McCoy's, The Real McCoy's, proprio scacciate, questa è una sbriciolata. Thai Sweet Chicken. Thai Sweet Chicken. Oppure sì, perché figurati. Sì, probabile. Sono proprio scacciate? Sì, capite. Ho preso Kit Kat Board and Cake. Questo non l'abbiamo mai provato. No, non l'avevo mai provato. Abbiamo provato tipo la Pop Tarts. Eccolo qui, che carino! Bello! Kit Kat ha tanti di quei gusti. Cioè, immagina noi a fare un viaggio, le altre vanno nei negozi di abbigliamento, noi no. Una cosa molto carina, tronchi! Finalmente! Le uniche che non avevano ancora provato. Wow! Tronchi Kinder. Solitamente stanno tutti giapponesi qui che arrivano. Bellissimo! Poi ho preso questo che non lo proverò con te, perché farò un video a parte. Sneakers alla fragola, panna e fragola. Poi è uscito pure mango non c'era. Passo volentieri. Dai, prendi tu il dolce. Reese's. Con i cereali all'interno. Cup Reese's Puffs. Questi sono i cereali Reese's, esatto, che erano molto buoni, fammi vedere. Noi questi qua abbiamo provato quelli al pretzel, quelli agli Smarties, ma non ci fecero impazzire, ti ricordi? Pure con le patatine dentro c'era, mi pare. Anche se, bravo, pure quello con le patatine, anche se provammo, come si chiama? Quale che ci piaceva, quello tutto burro d'arachidi? Tutto burro d'arachidi e quello lì, ti ricordi quella linea di Halloween? Che noi vediamo che era una linea... Tipo, vabbè, Halloween, hanno fatto solo la forma, ti ricordi quanto erano buoni? O era quello di Natale, tipo l'alberino, l'albero? Non mi ricordo. Poi ho preso sempre della Lay's, io in fissa col pollo, infatti ho preso l'altra patatina al pollo, con l'aletta di pollo. Ovviamente sempre tutte aromatizzate. Sono proprio... Mi piaceva la forma, cioè vedi questa forma che fa gola. Ma poi c'è che Lay's. Dai, ultimo prodottino te lo passo. Grazie, molto gentile. Non l'abbiamo mai provato. Una cosa molto banale forse, ma Twix bianco non l'abbiamo mai provato, non sappiamo se è una novità, ma noi non l'abbiamo mai provato. E l'abbiamo preso. Quindi, cioè, un tavolo pieno, zeppo di roba. Quindi, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!